Questa è Radio Serie A con RDS. Buongiorno da Alessandro Alciato, è mercoledì mattina, siamo tutti un po' assonnati ma soprattutto contenti ed è arrivato il momento di storie di Serie A. L'ospite di oggi è stato un calciatore che ha vinto con il Milan molto, con la Lazio, con il Barcellona, con l'Italia Under 21, ma è anche tante altre cose, un dirigente sportivo, un imprenditore, un giocatore di padel. Buongiorno Demetrio Albertini. Buongiorno Ale, buongiorno a tutti. Demetrio, la prima domanda la faccio al presidente del settore tecnico della Federcalcio. L'europeo del 2032 si giocherà in Italia e in Turchia. Al di là del fatto che non esistessero altre candidature, è giusto così? È giusto così perché l'Italia ci ha provato per diverse volte, non ci è riuscita per diversi motivi, però credo che non può, fino all'ultima volta che abbiamo ospitato una grande competizione calcistica, oltre all'europeo o alcuna una parte dell'europeo, ultimo vinto è il mondiale del 90, quindi lo vivremo da protagonista insieme alla Turchia, ci saranno le sinergie migliori possibili per poter fare una bellissima competizione. Anche l'europeo del 2020, anzi del 2021, ha avuto buona parte in Italia, diciamo che sono state le prove generali quelle. Sì, è stata una candidatura di un europeo itinerante, però abbiamo avuto oggettivamente la gara di apertura, che è una delle partite più importanti, campioni d'Europa, quindi anche quello va detto, no? Ha portato bene. Mi ricordo perché ho seguito io quella candidatura, proprio in prima persona quando ero vicepresidente della federazione, e credo che si siano apportati dei benefici anche a tutto il nostro campionato, a tutto il nostro movimento calcistico. Con un europeo un po' più allargato, nel senso come partite, credo che tra le infrastrutture, tra il turismo sportivo, come si suol dire, i benefici saranno molteplici. Hai parlato di infrastrutture, a Euro 2032 mancano 9 anni e direi anche una buona parte di stadi all'altezza. Il calcio italiano come dovrà evolversi per forza nei prossimi 9 anni per arrivare pronto a quell'appuntamento? E non abbiamo tanto tempo per poter raccontare o pensare quello che uno realmente capisce le problematiche. La prima cosa è fare un'analisi di quello che siamo e farlo realmente non con superficialità, ma anche predisposti ad accettare quelle che sono magari le vere verità. Ci sono tante criticità, dobbiamo dirlo, negli anni 90 eravamo il campionato più seguito e forse più avanti di tutti, più evoluto di tutti, e oggi non lo possiamo dire la stessa cosa, anche se rimaniamo tanto appetibili, vedendo anche quante, diciamo, società o fondi stranieri stanno cercando di investire nel nostro paese. La prima criticità lo diciamo da troppi anni, veramente ormai è una problematica che ce lo raccontiamo tante volte, ma è sempre la stessa cosa, sono le infrastrutture. Oggi i nostri stadi non sono all'altezza e la burocrazia blocca qualsiasi tipo di investimento, qualsiasi tipo di ammodernamento. Ci vogliono veramente tanti tanti anni per programmare quello che è il futuro dei nostri stadi, e questo è, credo che sia forse la criticità più grossa. E poi l'organizzazione, il presidente oggi con tutte le componenti stanno cercando di fare una riforma importante del calcio, dei campionati soprattutto, e questo credo che sia una cosa importante. Non si deve discutere esclusivamente di numeri, di quanti devono giocare in Serie A, in Serie B o in Serie C, ma si debba fare un progetto sistemico, che anch'io nella mia famosa candidatura del 2014 auspicavo. Senti, tornando a Euro 2032, secondo te si giocherà a San Siro o San Siro non esisterà più? È una bella domanda, nel senso che... Anche San Siro... Vabbè, anche le altre, va bene Ale, non ti sottovaluto. Era una battuta. Scherzo. La mia no. Non so. No, diciamo che non lo so, perché lì, come ho detto prima, entrerà un po' la burocrazia. San Siro, da quello che si capisce, si legge e so, difficilmente verrà abbattuto. A questo punto bisognerà capire come poterlo riconvertire in un edificio idoneo alla città.
Bisognerà capire quindi se rientrerà San Siro nel palinsesto della candidatura o comunque dello svolgimento di questi europei, o se entreranno nuovi stadi. Fino ad oggi abbiamo visto diversi progetti che poi dopo sono stati cambiati, abbiamo sentito parlare di zone che poi sono state cambiate. Io credo che questa debba essere una necessità delle due squadre, di Milan e Inter, perché oggettivamente va in questo momento data una casa importante a queste due società che stanno investendo tanto. Potessi decidere tu, solo tu, cosa faresti di San Siro? Per quello che so, che si potrebbe riconvertire in un'altra situazione. Io personalmente, con tutto l'affetto che ho e con tutti i sentimenti che ho all'interno di quello stadio, di quella casa che per me è stata per tanti anni una casa molto importante, credo che oggi sia complicato, veramente complicato, poterlo ristrutturare per dare alle due società uno stadio idoneo, attuale a quello che è oggi e quello che sarà il futuro, perché noi pensiamo sempre agli stadi di oggi, ma quella deve essere la casa del Milan o dell'Inter o di tutte e due per il futuro. Quindi a me piaceva molto l'idea di poter riuscire a costruire San Siro al centro dei vari parcheggi, no? che in questo momento ci sono, per mantenerlo almeno nel luogo storico. E anche per un altro fatto, perché nel momento in cui tu devi andare a ristrutturare San Siro, tu devi bloccare per 2, 3, 4 anni tutto quello che sono i procedimenti e lo svolgimento dei campionati delle due squadre. E quindi l'abbassamento anche di revenue o di introiti per questi 3-4 anni molto vistose. Quindi personalmente io credo che oggi San Siro può essere riammodernato, se non si potrà mai buttare giù. Bisognerà trovare una nuova collocazione, ci sono molti tante possibilità. Ero poco tempo fa alla presentazione del progetto del galoppatoio nuovo, no? Dove si è parlato oggettivamente anche di una riqualifica di San Siro, anche con studi, ci sono grandi fondi, grandi investitori che potrebbero prenderlo e poter riqualificare quello stadio, una parte per la parte sportiva e una parte per la parte commerciale. Ti mancherà? Guarda Ale, tu prima hai elencato le squadre dove ho giocato, dove ho vinto. Se tu pensi che lo stadio dell'Atletico Madrid, che era storico, il Vicente Calderón dove ho giocato, è stato abbattuto, è stato ricostruito uno stadio dove in questo stadio, parlando con quelli dell'Atletico Madrid, svolgono 450 eventi all'anno extra calcistici. Quindi più il di Wanda una Metropolitana. Il Wanda Metropolitana. Parliamo dello stadio di Bergamo dove ho giocato, quello stadio è cambiato completamente da quando ho giocato. Parliamo dell'Appiani di Padova dove ho giocato e l'Appiani di Padova è stato trasferito. Quindi un po' ci sono abituato a un cambiamento delle cose. Anche il Camp Nou, che non è proprio l'ultimo degli stadi. Dovrò andare a vedere la partita da fra poco, invitato dal presidente, e quando andrò mi sposterò in un'altra parte. E poi oggettivamente sono anche situazioni un po' differenti, quello del Real Madrid o quello del Barcellona. Io ho giocato a Wembley e Wembley è stato abbattuto e è stato ricostruito. Abbiamo giocato in quello dell'Arsenal, è stato abbattuto e è stato ricostruito. Eppure i ricordi rimangono assolutamente. Il Milan ha già fatto e l'Inter hanno già fatto un trasloco che era dall'Arena passare a San Siro. Non credo che possa essere così traumatico quello di passare, anche se continuo a dire che non sono un ingegnere, la valutazione del poterlo ristrutturare o non ristrutturare non spetta a me. I sentimenti sono lì, capisco tutti quelli che vorrebbero che questo stadio rimanga in piedi, però capisco anche quelle che sono le esigenze da dirigente sportivo che una società ha, ma per pensare al futuro e allo sviluppo di queste società. Credo che molto semplicemente si chiami progresso. Si chiama progresso, una volta non c'era neanche la metropolitana. c'erano i navigli che arrivavano fino in Duomo, quindi sinceramente tante cose sono cambiate. Capisco i sentimenti, io ne ho tanti. Ho tanti sentimenti in quella per me è casa mia. Però sono incancellabili. Quella è casa mia, quelle sono immagini storiche. Oggi rivedo le mie partite al Vicente Calderón. Il Vicente Calderón quando passo non esiste più, passa una strada, passava già prima. Però sono andato a visitare il Wanda e devo dire che è uno stadio straordinario.
La prima domanda di questa intervista te l'ho fatta premettendo, la sto facendo al presidente del settore tecnico della Federcalcio, raggiungo in carica, ma in carica fino a quando? Fino a quando uno rimarrà in una situazione di questo tipo, nel senso che oggettivamente il mandato finirà con l'elezione del nuovo presidente. Quindi poi parlerò sicuramente con col presidente per quello che saranno gli sviluppi di quello che bisognerà fare nei prossimi anni e poi ne discuteremo assolutamente, come si sta facendo fin da questi 4 anni e mezzo che sono lì a fare il presidente o a svolgere con grande orgoglio il ruolo del presidente del settore tecnico. Ok, sei giocato il bonus della non risposta, te lo sei giocato più o meno qui. Allora ne faccio un'altra. Siccome ti conosco da tanti anni e so che a te piace fare, cioè se non fai tannoi, cioè tu devi fare, lo dimostra anche la tua vita da imprenditore, perché insomma sei un imprenditore di grandissimo successo. In quel ruolo sei riuscito a fare tutto quello che volevi? Sono riuscito a fare tante cose, però ogni volta che la cosa bella che ti insegna lo sport è che finisci una partita che magari hai vinto, poi ce n'è una subito dopo. E quindi ogni volta che fai un qualcosa ti metti degli obiettivi successivi. Quindi ci sono delle situazioni che va migliorato sempre. Abbiamo parlato prima di progresso, quindi bisognerebbe pensare al progresso, bisognerebbe al futuro. E tante cose le ho fatte, tante cose avrei voluto fare. Prossimo passo della tua carriera? Perché veramente hai cambiato tantissimi, tantissimi ruoli proprio per il discorso che facevo prima, altrimenti ti annoi. Il prossimo passo nella tua testa? Ma nella mia testa tante volte è la valutazione di quello che è il momento, quello che sarà lo deciderò comunque cammin facendo come ho sempre fatto. Diciamo che non mi piace essere statico, anche perché quando giocavo ero lento, quindi dovevo sempre muovermi un po', no? E quindi sul campo mi dovevo muovere per anticipare o per poter fare determinate cose. Quindi oggettivamente pensa che quest'anno, proprio posso dire solo quest'anno, ho esordito a 17 anni, quando avevo 17 anni in Serie A, ho fatto per 17 anni il professionista. E quest'anno sono 17 anni che faccio il dirigente, no? Poi dicono che porta. Quindi personalmente bisogna capire cosa verrà il 18esimo, no? Perché quella è l'unica cosa certa. Però sì, è vero. Ma è vero. No, stavo pensando mentre elencavi queste date che tutto per te, come molti di quelli della tua generazione, è iniziato in oratorio. Sì. No, per la precisione me lo sono segnato, l'oratorio di Villa Raverio in Brianza. Bravo, l'hai detto giusto, perché quando dici Besana, che è Brianza, che è il comune, tante volte mi riprendono quelli di Villa Raverio. Quindi io dico Villa Raverio in Besana Brianza. L'ho fatto per la tua tranquillità personale. Grazie. Prego. Senti, cosa aveva di speciale l'oratorio? Era un punto di riferimento. Prima di tutto per una passione incredibile che era quella del calcio, che è quella del calcio assolutamente, e poi perché era un luogo di ritrovo, un luogo di creazione di valori, che era dalle relazioni con i tuoi amici, al poter condividere quello che potevano essere le gioie, che non era solo il calcio, poi l'oratorio non è mai stato solo il calcio, anche se alla fine l'80% delle volte ho scavalcato per giocare a calcio quando era chiuso, non per andare a fare altre cose, no? Credo che sia stato il primo passo che ho potuto fare, non solo giocando, per avvicinarmi al mio sogno, che era quello di finire sulle figurine Panini. Tu sai quante partite di figurine che ho giocato all'oratorio, quindi attraverso il calcio, quante volte abbiamo sentito o si correva a casa per vedere il 90esimo minuto, o quante volte seguivi la radio per la schedina, no? Per quello che era la schedina dei risultati. Quindi ricordo tante volte proprio tutte queste scene che rimarranno sempre indelebili, anche se l'oratorio è cambiato adesso. La prima volta che hai aperto il pacchetto delle figurine a Panini, hai trovato Demetrio Albertini? È una gioia immensa, perché poi dopo è un qualcosa che desideravi tantissimo. Poi oggettivamente rivedermi tutte le volte, poi anche quando siamo andati a fare qualche sopralluogo alla Panini, dove ci regalavano le nostre figurine, i nostri album personali, personalizzati e personali, quindi oggettivamente una soddisfazione, ma una soddisfazione che era un raggiungimento indiretto di quello che poteva essere poi
la cosa meravigliosa era quello di giocare a calcio, quindi la cosa bella è che abbiamo cominciato dall'oratorio a giocare a calcio e poi l'ho fatto diventare una mia professione così naturalmente. Io voglio tornare un attimo all'oratorio. Ci racconti cosa è successo 3 giorni dopo, 4? Questo me lo devi dire tu, dopo la finale di Pasadena, quella persa al Mondiale contro il Brasile, ai rigori? Ma erano 2 giorni. 2 giorni? Eh sì, perché c'era il fuso orario, perché eravamo a Los Angeles, si partiva il giorno dopo aver giocato, che giocavamo a mezzogiorno, quindi la mattina si partiva. Appena arrivata a Linate, siamo tornati a casa, quindi da Linate siamo arrivati, o Malpensa adesso non mi ricordo, però siamo tornati direttamente al mio paese, 1200-1300 persone, tutto il paese in festa, ma hanno costruito la porta d'entrata del paese, tutto. Allora, salutando tutti gli amici così, in quel momento lì abbiamo organizzato per il giorno dopo una partita all'oratorio di quelli del 71, quindi della mia leva, contro tutto il resto del paese. E niente, quindi io dopo due giorni e mezzo dalla finale, abbiamo giocato questa partita con i miei amici e con tutti gli amici del paese. C'erano 3-4 mila persone all'oratorio, una cosa un po'... Il paese è quelli limitati. Cioè, tu mi stai dicendo che in 48 ore sei passato da Italia a Brasile a coscritti del 71 contro il resto del paese. Sì, mi ricordo che ho fatto un gol anche da centrocampo, penso, quella partita all'oratorio e non a quella del Mondiale. Beh, anche se, insomma, anche se al Mondiale qualcosina hai fatto. Cioè, allora, restiamo alla finale. Tutti si ricordano l'errore di Roberto Baggio. Qualcuno in meno si ricorda magari l'errore di Franco Baresi o quello di Massaro. Però insomma c'è uno che quel rigore l'ha segnato, anzi due eravate, uno di quelli, e nessuno si ricorda. Non è stato oscurato. Io quello che ho detto banalmente, ho detto me l'avete fatta far sotto che non serviva a niente, capito? Perché lì sono andato un po' con grande incoscienza. Io ero il più giovane della comitiva, quando fischia l'arbitro alla fine, sei lì che stai bevendo qualcosa, quindi il mister viene a cercare, tu te la senti, Demetrio batti per primo, per secondo, guardi dietro la panchina e ce n'erano due seduti nascosti lì, e non dirò mai chi sono, capito? C'erano due nascosti. Comunque arriva, dice Demetrio, tu te la senti, e dico, sì, però se tu pensi che sei stato il mio primo rigore da professionista, la finale del Mondiale è stata il mio primo rigore calciato da professionista. Incredibile. Perché c'avevi Van Basten, c'avevi Baresi, c'avevi tanti quella gente prima di te, quindi l'incoscienza del bambino. Quella, la ferita di quella sconfitta è ancora aperta? No, devo dire la verità che è molto più aperta la sconfitta dell'Europeo del 2000. Perché? Perché oggettivamente forse era l'ultima volta, si percepiva che sarebbe stata l'ultima grande competizione che magari potevi fare o comunque ti accingevi, no, alla fine della tua carriera, e comunque l'avevi vissuto da protagonista, e anche il Mondiale del 94, però eri il più giovane della comitiva. Qui eri invece uno dei veterani, quindi eravamo riusciti a creare quella sinergia insieme ai giovani che poi dopo nel 2006 diventano campioni del mondo, no? Quindi sono più o meno gli stessi, che era magari per tanti era la prima competizione, e quindi avevano creato qualcosa di unico e siamo andati vicinissimi, ancora più se tu pensi che io perdo un mondiale al calcio di rigore e l'altro mondiale al golden goal, cioè veramente una follia. Se mai chiesto è colpa mia, forse. Quasi sempre me lo chiedo, però sinceramente... Era uno scherzo, non rispondere seriamente. No, sinceramente non... No, perché la cosa... Abbiamo dato tutto. Io credo che in quei due competizioni, anzi, penso di avere fatto bene, cosa che non avevo fatto bene magari al Mondiale del 98, no? Invece in quelle, perché non stavo benissimo, mentre in quelle due competizioni avevo dato tutto e riarrivato. Però se nel 94 oggettivamente percepisci la sconfitta solo nel momento in cui stai salendo la scalinata per andare a prendere la medaglia d'argento e vedere la Coppa del Mondo, che oggettivamente oggi la Coppa del Mondo la vivi tutti e 4 anni, lì la vivi gli ultimi mesi quando cominci a vedere sulla Gazzetta o la televisione che comincia a parlare della Coppa del Mondo in quegli anni 94. Oggi tra social e tutto ogni giorno vedi quella cosa, quindi era un qualcosa di talmente lontano, quasi neanche sognata,
Cioè, hai visto quelli dell'82, però neanche sognata quasi la Coppa del Mondo, invece ti sei andato molto vicino. Mentre nell'Europeo, come ho detto, avendola vissuta in un'altra maniera, è stata diversa. Ma non si va più ai mondiali perché non esistono più gli oratori? Non si va più ai mondiali perché non ci siamo meritati di andare al mondiale, perché la sfortuna e la fortuna fa parte del gioco, nel bene e nel male, nelle cose, perché e quindi va accettata. Però bisogna fare un'analisi. Gli ultimi due mondiali che abbiamo partecipato non abbiamo fatto bene e gli ultimi due mondiali che dovevamo qualificarci non ci siamo qualificati. Se pensiamo che ci sono delle generazioni che forse rischiano di grandi giocatori, rischiano dei nostri italiani, rischiano di non far mai il mondiale. E quindi bisogna domandarsi dove l'errore, dove lo sbaglio. Abbiamo sempre pochi giocatori convocabili che giocano, che hanno esperienza, abbiamo sempre pochi giocatori che giocano le competizioni più importanti per vincerle con le proprie squadre, che diventa propedeutico per dopo giocare in nazionale. Capisco che oggettivamente nessuno può obbligare a far giocare gli italiani, però nessuno, non c'è neanche una legge che sia obbligato a far giocare tutti gli stranieri, quindi è una questione di libertà e di pensiero. Forse bisognerebbe costruire, secondo me, delle modalità affinché si possano valorizzare anche economicamente quelli che sono gli investimenti nei settori giovanili. Quindi mancano, c'è un riassunto, i calciatori. Non mancano i giocatori, mancano le opportunità che si dovrebbero dare ai giocatori italiani o ai giocatori del settore giovanile. Dalle altre parti un talento, e anche da noi, lo vedi subito. Solo che da noi viene richiesto il giocatore e il giocatore deve fare esperienze. Per fare esperienza deve giocare e comincia a giocare, avere dell'esperienza a 23 anni. Negli altri paesi, la Spagna, l'Inghilterra, vediamo gente del 2003, 2004, 19enni, 18enni che giocano. Poi il talento non è detto che diventeranno dei campioni, perché non tutti, no, perché poi c'è il lavoro, c'è la costanza, ci sono tante cose, la crescita, però il talento lo vedi, non puoi sempre chiudere gli occhi perché non è formato, perché non è pronto, perché sennò non sarà mai pronto. O verrà pronto troppo tardi per il nostro calcio. Oggi il valore di un giocatore molto è determinato dall'età. Se non lo capiamo, diventa difficile. Poche settimane fa Cesare Prandelli, proprio in questa trasmissione, diceva che secondo lui il talento a volte viene imprigionato. Cioè, se c'è un bambino talentuoso, viene imprigionato dagli schemi. Cioè, vengono privilegiati gli schemi rispetto al talento. Gli si chiedono magari due tocchi, quando invece vedi che uno ha voglia di segnare, magari segnare con grande fantasia. Sei d'accordo? Sì, però è una parte del problema. Io quando ero bambino dicevo la stessa cosa, no? Si diceva la stessa cosa, quindi quando ho cominciato a fare il dirigente o quando ho cominciato a giocare io, si diceva che gli stadi nostri non erano adeguati. Il problema è che siamo un paese che stabilisce qual è il problema. Non tutti, perché siamo sempre dei buoni democristiani, no? Sempre lì nel mezzo, non vogliamo scontentare nessuno, però dopo non agiamo per poter cambiare la situazione in cui ci troviamo. Quindi passano gli anni, e siamo qui a dire sempre le stesse cose. Quindi sono tutte vere le cose che diciamo, però noi siamo bravissimi a fare la fotografia. Però sta a voi cambiare, cioè. Certo, tu hai ragione, ti sto dando ragione, non ti sto dando... Tante volte facciamo sistema, non si fa sistema, da noi non si fa sistema. Noi siamo l'unico paese ad avere tre leghe professionistiche. Ogni lega ha la sua peculiarità, ha i suoi interessi che sono diversi da uno dagli altri e diventa tutto difficile. E noi abbiamo parlato per diversi anni della cantera, poi abbiamo parlato del sistema tedesco. Poi, anzi, ancora prima, delle academy della Francia. Abbiamo parlato, abbiamo visto il coso, vogliamo... Poi, fermi. Quindi, il discorso vero è che poi nessuno si prende con coraggio, ma soprattutto non riesce a trascinare gli altri che magari bloccano quello che può essere degli accorgimenti per ritornare a poter produrre dei valori che avviene attraverso i nostri giovani. Quante volte abbiamo sentito mille volte, mancano i talenti, questa è una generazione che manca i talenti. Boh, per me no,
perché poi vai a vedere le nazionali giovanili e nel ranking abbiamo lavorato bene. Vai a vedere dei talenti della primavera, vanno bene le nostre primavere, vanno abbastanza bene, ma non basta. E facciamo delle riforme propedeutiche solo alla prima squadra, ma non a crescere il giovane per poter arrivare alla prima squadra, secondo me. Abbiamo talmente tanti stranieri nelle primavere che è diventato un mercato parallelo della Serie A o della Serie B o comunque di quello. Non riusciamo, quello che bisognerebbe fare e quello spetta a noi. E non lo so, perché io il legalese non è che ho fatto il calciatore, non è che ho fatto altre cose. Anche se avresti potuto non farlo, perché tua mamma, correggimi se sbaglio, due volte ha preso la sacca del Milan, la divisa, le ha riportate indietro. Sì, perché non studiamo. Cari amici, Demetrio non viene più a giocare. Finché non studia. Che io lo faccio adesso, perché non studiava, quindi lo faccio adesso con mio figlio. La stessa cosa, è una ruota, no? Però io credo che la cosa più importante è che bisogna studiare qualcosa per riaprire il mercato interno. Quindi, oggettivamente, questo è un obiettivo, il macro obiettivo. Questo è il mio punto di vista, E se tu apri come si fa? Bisogna condividere, quello sì, bisogna fare un passo indietro o mettersi da parte tante volte delle decisioni per degli obiettivi diversi magari dai tuoi. E credo che prima o poi bisognerà trovare, perché sennò continuiamo a parlare, a fare i tavoli di lavoro, a fare le commissioni, a fare le cose e rimarremo sempre lì la stessa cosa, ci passeranno sempre più avanti gli altri. Una domanda personale, viro verso quegli argomenti. Quanto ha influito per te avere un fratello prete? Ha influito tantissimo avere un fratello, anzi due fratelli, quello assolutamente. Prima che il sacerdote, perché il sacerdote è il frutto oggettivamente di una cultura che arriva dalla mia famiglia. Lui è stato influenzato in una maniera, però l'influenza l'abbiamo avuto tutti quelli che giriamo intorno alla nostra famiglia in questi termini. Quello che io discuto con mio fratello, anche se è una visione magari un po' diversa, teologica, però è una discussione tra fratelli, semplicemente tra fratelli, quindi le problematiche di tutti i fratelli che si incontrano, per parlare dei genitori, per trovare le modalità di poter stare vicino ai nostri genitori, alla mamma in questo caso, a condividere quelle che sono le comunità delle proprie famiglie, delle nostre famiglie o di dove sta vivendo lui. Quindi per me è mio fratello, poi dopo è sacerdote e quindi ha una visione, ci confrontiamo con una visione diversa, ma come tanti altri che hanno altre visioni. Come hai accolto la sua scelta di diventare sacerdote? Sai perché te lo chiedo? Perché sì, da fuori sembra una scelta che possa comportare tante, tante rinunce. Un pazzo. Cioè, nel senso, quando l'ha visto è la felicità assolutamente di quel momento, però più che quando cresci e tu stai facendo la tua vita, capisci che la scelta più difficile della sua vita l'ha fatta lui, perché tante volte si è trovato da solo a condividere alcune situazioni personali che noi le abbiamo vissute magari o con la famiglia, o con degli amici o con delle persone vicino, e lui tante volte si trova lontano dalla sua comunità, ogni volta deve costruirsi una sua comunità di affetti vicini, quelli più vicini del quotidiano, che sono diverse. Poi i fratelli siano talmente vicino, la famiglia è talmente vicino e molto legata che in mille modi lo abbiamo sempre detto, però oggettivamente è stata una scelta difficile, difficile, e ogni giorno è difficile nel quotidiano, perché una tantum uno lo può fare, ma cioè, sei partecipe e complice anche di tutte quelle che sono le sue criticità, di quello che può essere la sua sfera del quotidiano della vita, e condividi però tante di quelle gioie, tante felicità, e riesci a condividerla appieno con lui. Invece cosa hai rinunciato per diventare un grande calciatore? Io dico sempre che non ho fatto nessun sacrificio. Hai detto benissimo la domanda, l'hai fatta giusta. Ho rinunciato a qualcosa, ma per delle scelte mie personali. Cioè, tu quando avevi 16 anni, che cominci a uscire la prima sera, esci e invece tu no, perché devi andare a giocare. Ma andavi a fare una cosa che ti piaceva di più che uscire la sera, no? Cioè, quindi non era una rinuncia del dell'andamento di quell'età, della tua età. Non hai vissuto la tua età, quello è una delle cose che magari hai rinunciato. Io non ho vissuto, quando tante volte dico a qualcuno, a qualche manager, pensate che io quando avevo 20 anni o 22 anni
battevi il calcio di rigore al mondiale e tu a 22 anni stavi studiando per poter arrivare a quello che stai facendo adesso, quindi manager di altissimo livello, no? Quindi io a 22 anni ce l'avevo, quindi tu avevi fatto un percorso, tu non l'hai fatto. In quel momento lì ti catapulti in una realtà dove realmente devi trovare delle soddisfazioni forti per essere lì, perché sennò qualche rinuncia non ce l'hai. Infatti tanti smettono perché non hanno il coraggio di rinunciare a quello per il calcio. E tanti talenti, io sono stato sempre uno dei più bravi nelle giovanili, ma non sono quasi mai stato il più bravo in assoluto. Sì, credo però che comunque si debba anche chiamare rinunce, no? Perché alla fine, cioè, i tuoi coetanei dicono una volta esci con noi, no, devo giocare, la volta dopo devo allenarmi, la terza non ti chiamano più. Guarda Ale, assolutamente, succede anche adesso. Tante volte con gli ex calciatori, prima dicevi del padel, no? Che ormai è diventato un luogo di aggregazione, o qualche volta la partita, vanno in giro a giocare tutte così, e ti chiede Mietro, vieni, siccome poi sono stato anche uno dei primi, no? Tanti hanno cominciato da me, però vieni, però magari sei impegnato con altre cose, e oggi non ci sono, alla fine non ti chiamano più. E dice, come, non mi chiami più? Quindi passa il contrario, no? Quindi tante, se sono abituato, sì... È tutto vero delle rinunce, di quello che è, però io credo che oggettivamente c'è una cosa che accomuna qualsiasi lavoro, qualsiasi situazione, che si chiama disciplina. Quando tu fai una scelta della tua professionale, la disciplina è quello che vale di più del talento, vale di più anche del sacrificio. Quando sei disciplinato e vuoi ottenere quella cosa, sai quante volte mi sono svegliato e non volevo andare a giocare perché magari ero stanco? Però la disciplina andava ad allenarti. Quello si chiama disciplina, che vale più del talento. Cioè, senza la disciplina, ci sono tanti giocatori che sono arrivati fino a un certo momento e poi dopo potevano fare di più. Sai quanti fanno parte del gruppo? Talentuosi, però potevano fare di più. Ma forse non sono riusciti a essere costanti con la disciplina, perché poi si migliora in tutte le cose. L'unica cosa che non puoi migliorare, questo lo dico io, è la velocità. Quello se sei lento tutta la vita devi sopperire, no? Questa cosa, cioè, andavi, pensavi prima, però non andavi più veloce. Mi sembra tu ci sia riuscito, dai, col Milan hai vinto tutto, con la Lazio una Coppa Italia, però merita un approfondimento assolutamente la tua doppia esperienza in Spagna, perché nell'Atletico Madrid hai giocato un anno. Nel Barcellona solo 5 partite, così dicono le statistiche. 5 o 6. Ho visto sì, 5, ma non ma di più. Però ogni volta che torni vieni accolto come uno di casa, come se avessi giocato lì 100 anni. Mi spieghi com'è stato possibile? Io credo che la cosa più bella è essere riuscito in poco tempo a trasferire quello che eri. E non solo il giocatore lo conoscevano. Sono arrivato anche a fine carriera, quindi sapevano cosa potevo dare e tutto. Frank Rijkaard, quando mi chiama, mi dice Dimitri, ho bisogno di un titolare, non titolare, perché poi mi rientrano gli altri, però ho bisogno di qualcosa nello spogliatoio. E ti conosco, so che cos'è, conosci bene la Spagna, perché hai già giocato qui, e quindi per me oggi sei ideale, no? Sei l'ideale. Tu vai e ti conoscono come persona, quindi quello che sei riuscito a trasferire, la cosa anomala, quello che lo dico, che sei riuscito a trasferirlo sia a Madrid che a Barcellona, ma non solo nei giocatori, non solo nella dirigenza, ma anche nella città, perché anche nei tifosi, cosa che normalmente il tifoso si attacca, no, a un qualcosa di importante, e lì noi vinciamo la Liga. Però, come dici tu, non è che l'ho vissuta da protagonista sul campo, no? C'era un grande rispetto, perché lì hanno un grande rispetto per chi indossa la loro maglia. Così anche il giocatore ha rispetto per la maglia che indossa. Sì, però scusa se ti interrompo, in una squadra in cui c'erano Messi, Ronaldinho, sì. Xavi, Iniesta, no, c'è ancora più non avevano mai vinto, 5 anni che non vinceva il Barcellona nel 2005. Era dal 2000 che non vincevano. Quindi arrivi con grande umiltà e poi assolutamente tu avevi un qualcosa, nel senso che io c'ho, e quel rispetto lo tieni ancora adesso, non è che li sento, qualcuno lo sento, ma non è che li sento tanti, ma quando ci si vede, ci si incontra con la FIFA, con la UEFA, no? Ci si incontra, è come se stessimo giocando ancora, eppure non è che abbiamo condiviso tantissimo, però dopo la frequentazione con la dirigenza, con il presidente, con la dirigenza nuova che c'è, che era la mia storica, c'è un rapporto diretto.
Cioè, se pensi che al funerale del papà, quando è venuto a mancare 5 anni fa, Gian Laporta, preso da Barcellona, è venuto al funerale del paesino di 1200 abitanti, per il rapporto che ci lega, e così per star vicino con tutte le altre persone che volevano starmi vicino in quel momento. Quindi, per dire, il legame, quello va al di là delle 5-6 partite. E così anche a Madrid. Adesso, avendo anche la figlia lì a Madrid, quindi sia con l'Atletico, si è ristaurato un rapporto solido, ma che c'era già prima, perché col figlio di Jesús Gil, no? Il famoso, con Miguel Angel c'è un rapporto straordinario, con Cerezo che è presidente. Chi è stato Messi per te? E la prima giorno che io sono arrivato, conferenza stampa, il giorno dopo vado ad allenarmi, non c'era la squadra perché aveva 2 giorni liberi. A un certo punto arriva il presidente Gian Laporta e mi dice: Demetrio, guarda, non sono potuto essere presente ieri alla tua presentazione, però vengo a salutarti, un grande giocatore come te, sono contento. Nel frattempo arriva un ragazzino, mi vergogno a dirlo, perché mi vergogno, lo dico, mi vergogno, così almeno me se la preme. A un certo punto dice: Leo, tu sai chi è questo qui? E lui dice: sì, è Albertini, no? E dice: Demetrio, tu sai chi è questo qui? No, gli ho detto io. Col senno di poi mi vergogno a dirlo, perché è successo la verità, non è romanzata, è la verità. Lui aveva 16 anni, aveva vinto il Mondiale 17, aveva vinto il Mondiale Under 20 e tornava dopo la cosa. Quindi comincia ad allenarsi, dice: no, quello della cantera, prendiamo tanto. Lo vedi, da buon italiano, c'erano i due Torelli, no? Loro lo chiamano il Rondo, che si giocavano uno da parte e dall'altra. C'erano quelli normali, quindi Xavi, Iniesta, Puyol, dall'altra parte c'erano i fenomeni, Ronaldinho, Eto'o, Deco, tutti i brasiliani, e c'era anche Messi. Un attimo, hai detto quelli normali? Normali, ho detto normali, ridendo, ho detto le cose. No, qui non sei più lucido. Diciamo che qui erano quelli della cantera e sì, di là c'erano quegli stranieri. E Messi era di là. Allora, da italiano, diciamo, ma come fa? Si è già montato la testa questo qui, no? Deve stare con quelli della cantera che l'aiutano a crescere. Dopo 2 allenamenti gli ha detto: Leo, stai là che è meglio, guarda che stai là che vale là. Sì, straordinario. Lui è stato quel giocatore che mi ha stupito veramente. Io forse per la prima volta, a me non piacciono mai paragoni e tutto, io ricordo chiamai un mio amico carissimo di Mantova, e Juventino sfegatato, quindi diceva una cosa. Quindi lui capisce chi è e gli dico: ti giuro, forse ho visto per la prima volta l'erede di Maradona. Eh? Ho detto: sì, per me ho visto una cosa. Nessuno, sì, sapeva, però giovane tutto. E devo dire che qui si discuterà sempre chi è meglio, no? Della storia, non la storia e tutto. Ma è giusto poi discutere? No, non è giusto, non è giusto realmente, perché non è giusto fare i paragoni, non è giusto le cose. Io capisco che è bello metterli lì. Io dico sempre tra i primi 5, tra i primi 3, tra i 3 primi... Perché poi dopo va a gusti, sono delle giocate. Siccome credo che il calcio debba essere un creatore di emozioni, questi sono giocatori che ci hanno creato delle emozioni incredibili e ce le creano ancora se stanno giocando. Ronaldo, il fenomeno, Cristiano, Messi, chi più che meno, creano delle emozioni, fanno delle cose, uno intravede un'emozione in una giocata di uno. Questo è quello che deve essere il nostro giudizio. Allora aggiungo un nome, Marco Van Basten. Sai cosa mi viene in mente quando lo cito? La tua partita d'addio, sì. Fra l'altro fra Milan e Barcellona, fra sì. Giocatori Milan e Barcellona, 8 palloni d'oro in campo. A un certo punto cosa fa Van Basten? Si tuffa e fa un gol di testa. No, ma la cosa bella, 2 cose di Marco in quella partita. La prima partita era, la prima cosa era che Demetrio: guarda, io vengo, gioco 3 minuti perché le mie caviglie non vanno bene, no? Ho detto: Marco, per me già che sei qui io sono solo che contento, puoi immaginare, cioè Marco Van Basten che parte dall'Olanda per venire da te, cioè no? Questo è uno. E poi c'era Capello che era in panchina, che ogni 3 minuti chiedeva a Marco, ma c'era... e lui: no, vado bene, sto dentro. E poi fa questo gol incredibile che pazzesco. Neanche uno sceneggiatore poteva scrivere una cosa. 3 minuti prima ho fatto gol io, quindi basta, no? Che di solito chi fa l'addio segna. E dopo fa lui un gol che, boh, non lo so, cioè... un tuffo. Ma no, ma è venuto giù lo stadio, cioè la pelle d'oca ancora a parlarne, cioè di tu quello che ha fatto. Pensa Marco. Cosa vi siete persi e ci siamo persi tutti per tanti anni. Sì, tanto. Infatti io dico che secondo me lui è stato il giocatore più grande con cui ho giocato, perché ha cambiato il calcio, il modo di cosa, di vedere il calcio, perché è un atleta incredibile, avendo tutto e in pochi anni. Quindi e perché era infortunato, perché questo era altro che disciplina, questo c'era il talento e c'era anche la testa, quindi c'era e la voglia, no?
E l'altra cosa che ricordo di Marco è che oggettivamente dentro in mezzo al campo mi viene vicino e mi dice: Demetrio, guarda, solo tu potevi riunirci tutti qui. È un attestato di stima incredibile per quello che hai fatto nello spogliatoio, perché poi questo ha vinto 3 palloni d'oro, perché devo pagarlo per venire quasi, no? E invece hanno voluto essere tutti presenti e quello per me è stato un attestato di stima indescrivibile, proprio che ancora oggi mi riempie di orgoglio, perché è quello che hai fatto, è la persona che sei o che sei diventato, che ti hanno cresciuto anche loro, quindi con le cose, oltre che quello che hai già dato in campo. Ma è vero che fosse stato per il Milan, anzi, mettiamolo al contrario, è vero che non fosse stato per il Barcellona, quella partita da Dio non si sarebbe mai giocata? No, qui ti sbagli la domanda, nel senso che io quando andai da Gian Laporta e mi ha detto: guarda Presidente, voglio fare questa cosa, Gian mi dice: Demetrio, falla qui a Barcellona, no? Tieni, queste sono le chiavi. E l'altra cosa invece, andai da Gagliani e ho detto: guarda che vorrei, lì davo ancora del lei, quindi appena finito, ho detto: Gagliani, guarda che vorrei fare le cose. Ho parlato anche con Gian Laporta, mi ha detto che loro tutto il supporto possibile, anzi mi hanno detto anche che potevamo farlo anche a Barcellona. E lui dice: vabbè, facciamola a Barcellona. Dico: ma io ho giocato 6 mesi, forse neanche 6 partite, perché 2 o 3 l'ho fatta anche fuori casa, quindi forse ho giocato 2 partite. Quindi gli ho detto: ma no, io se la devo fare la farò qui. E lui giustamente, da uomo di spettacolo televisivo, dice: guarda che gli addii non è così facile farli, non è che viene tanta gente, anche perché, e questo l'ho ripetuto, l'ho capito anche da dirigente, cioè se tu puoi andare a vedere il Milan che gioca la Champions League e vuol vincere la Champions League tutti i giorni, cioè se c'è la partita, cioè pensi sempre: rinuncio a quello, io tifoso, rinuncio a quello perché domani mi gioca. Così quando per gli anni di Barcellona, quando c'hai Messi, loro mi dicevano: Demetrio, ma se noi giochiamo, uno può andare a vedere Messi tutte le domeniche, ma perché devi venire il mercoledì per vedere Albertini, Belletti, Puyol? Cioè capito come idea, no? No, era giusto da dirigente, cioè la criticità devi mettere sul piatto. Quindi Gagliani mi disse queste cose in questi sensi. Lui ha detto: ma io porto tutti. E lui non ci credeva che sarebbero venuti tutti. 8 palloni d'oro, ricordiamo. 8 palloni d'oro. San Siro pieno. San Siro c'erano 45.000 spettatori, tutti emozionati, perché è la cosa bella era che il genitore portava il bambino a vedere il Milan, no? Dei suoi anni parlava di quello che è stato il Milan che ha segnato la storia, no? E quindi tutti sono usciti, oggi me ne parlano ancora. Ultime 3 domande, Demetrio. Una non so neanche se te l'abbiano mai fatta, ed è questa: ti è mai venuta voglia di chiedere scusa all'Atalanta per come sei andato via? È vero che chiamava il Barcellona, ma sei andato via quasi da un giorno all'altro. Allora, sinceramente no, nel senso per quanto riguarda questo tipo di scelta. Poi che avremmo potuto fare di più nei mesi che io sono stato, sì, assolutamente, però era una squadra molto giovane, ma non per prendere scuse. Oggettivamente arrivavi da un'esperienza un po' diversa e quindi tante volte ti dovevi adeguare a quello che poteva essere una provinciale, chiamiamolo così. Potevo fare qualcosa in più, questo assolutamente. Per quanto riguarda come sono andato via, no, perché erano diversi mesi internamente che se ne parlava, poi dopo giornalisticamente è uscito magari successivamente quello che era, perché era anche un po' strano, no, la situazione. Viene a chiedere il Barcellona un giocatore dell'Atalanta in quel momento lì, ne ho promossa in più, perché si sono trovate delle circostanze, quindi la società era al corrente, il mister era al corrente, e si dovevano decidere alcune situazioni burocratiche e basta, e poi doveva scegliere il Barcellona, ma dall'interessamento del Barcellona il presidente ha sempre saputo, il presidente sapeva e il mister lo sapeva, Delio Rossi lo sapeva anche lui, quindi oggettivamente su una situazione del genere per il trasferimento è stata cosa. Ho rinunciato anche tanti soldi per poter riuscire a prendere gli altri, ma per poter magari finire la carriera in una società come il Barcellona, che sembrava una cosa strana, non è che sei andata a cercarla. Quindi io avevo fatto una scelta in quel momento lì di poter far crescere i giovani dell'Atalanta. Devo dire la verità, a parte i risultati che non sono stati soddisfacenti, specialmente nella prima parte,
credo che sia stata percepita tutta la volontà che potevamo fare in quel momento con le difficoltà. Per alcune partite si è stati un po' sfortunati, quindi me le ricordo tutto bene. Mi ricordo l'affetto della gente che in quel momento c'era, pur non venendo i risultati. Lì in quel momento lì ho percepito anche l'idea di quello che potevano essere il tifoso di una provinciale, con delle idee diverse da quelle che magari potevano essere in alcune squadre che ho segnato. Quindi oggettivamente, quando c'è il rispetto, poi dopo non è che si deve chiedere scusa per un fatto specifico di quel tipo. La penultima riguarda il tuo ruolo di imprenditore, diciamo così. Come si diventa imprenditore dopo essere stato un calciatore? Un pizzico di follia, perché alla fine bisogna lavorare, perché l'imprenditore, se sbagli un calcio di rigore, perdi la partita. Come si dice, se sbagli magari una situazione manageriale, magari siamo qui, però alla fine gestisci, puoi correggere qualcosa. Se sbagli da imprenditore, sbagli tu. Quindi, e questo è una cosa di un senso di responsabilità, è un senso di responsabilità nei confronti delle persone che ti stanno vicine, che lavorano, è un senso di responsabilità diverso per poter avere una visione un po' diversa e poter riuscire a raggiungere quegli obiettivi. Il calciatore, devo dire la verità, è una palestra incredibile. L'importanza però è, nel post carriera, prima di tutto riuscire ad avere un tempo tecnico per scrollarsi di dosso quello che è stato il mondo del calcio, che è diverso dal mondo dell'imprenditoria, il mondo manageriale, il mondo del calcio è anche diverso. Banalmente oggi, nel ruolo in cui ricopro in federazione, quando si dice che i calciatori, meglio un allenatore calciatore o non calciatore, no? C'è questa disputa. Io dico sempre che un conto è saper fare e un conto saper far fare, sono due cose diverse. Quindi il calciatore sa sicuramente fare le cose per bene, poi deve essere bravo, deve imparare a trasferire quelle che sono il suo talento, però ad altre persone che sono altre persone. Chiudiamo col padel. Ti diverte più il calcio o il padel? Sincero. Da giocare mi diverte di più il padel, però devo dire che ultimamente mi ho fatto 2 o 3 partitine e mi sono piaciute tanto. Però fa molto più fatica il calcio. Il calcio è uno sport importante, serio, oggettivamente da vedere mi diverte ancora di più il calcio, devo dire la verità. Grazie Demetrio. Grazie a voi. Ciao. Questa è Radio Serie A con RDS.